Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io ho questo video un po' modificato per modo di venire blu e vedrà, ecco, così. Se è blu, le regole del playhouse. Non so, come vedete, questo è tutto colorato, biglietto del playhouse, ma noi parliamo delle regole. Vedete qua il verde, qua il viola, voi vedete così, perché è in modalità blu, questo è verde e voi lo vedete viola. Quindi, le regole del playhouse sono delle regole che ognuno di noi deve affrontare per quanto uno non rispetta le regole, e quindi tu devi riuscire a darli, ma a farli male a quelli che non rispettano le regole, per essere fatti male pure se voi non vedete il video. Ma che male? E quando devi fare male, che cosa fanno? Per l'invito non ci sono le regole, possiamo pure provare a leggere, perché tanto si legge correttamente, qua si vede tutto di altri colori. Allora, ora per fare quello che vi devo fare vedere, abbiamo la possibilità di vedere tutti i personaggi che noi andiamo. E qua ci sono altre cose che dovrei pagare. Annunciarvi una cosa, che voi dovete annunciare le mie regole con il calcio. Ma dove? In faccia, in collo, in sedere, in gambe, in braccia, in piedi? No, non lo sappiamo. Correttamente il calcio più brutto che noi dovremmo dare è in faccia. Ma perché? E quando? Non ritengo un calcio in faccia. Scusi, io cammino, butto una pallina in aria e quello là mi dà un calcio in faccia. No! Noi abbiamo da rispettare le regole che stanno o qui o che, quelle che sto dicendo io. Però per dire, il calcio in faccia non deve essere un calcio in faccia così. No, così, col piede così. Voi dovreste vedere prima di dirmi che cosa fanno. Perché se non camminano, sì, sto camminando e quello mi dà un calcio in faccia. No, questo ve l'ho già cercato di dire prima. Però voi dovete capire un po' le regole quali sono. Perché se io dico a un bimbo, no, non sbagliare le regole, sbagliale. E io gli do un calcio in faccia. No, ma quale regole? Allora, prima di dirvi quali regole, con quello che fa per dare un calcio in faccia, noi dobbiamo capire qual è il cartone che gli piace di più fra questi. Dopo che abbiamo capito il cartone che gli piace di più, dobbiamo dire agli altri. Specie un fratellino l'ha fatto, quello l'ha sbagliato. Io devo dire alla mia, a quella del Klaus, che avevano sbagliato, era un altro giocatore che a lui non gli piace, pure se no al fratello o agli altri. Specie lui sceglie che posso dire, lui sceglie SpongeBob, questo qua. E poi io gli do, vediamo, gli do Peppa Pig. Lui si arrabbia, certo, si arrabbia, perché io gli ho dato Peppa Pig invece di SpongeBob. E allora, per capirci, dobbiamo fortemente fare il prima, dopo che noi abbiamo dato, prima di dare le punizioni, dobbiamo farlo arrabbiare. Però dobbiamo prima vedere che fa, specie se all'inizio lui si butta dallo scivolo al contrario. Noi dobbiamo poi dire alla fine che l'abbiamo visto, diciamo a quell'altro cameriere. Allora diciamo che cosa devono fare per correttamente
avere il calcio in faccia. Volete, sapete quegli scivoli giganti? Se loro salgono all'incontrario, specie si arrampicano all'incontrario da dove si scivola, loro, se uno scivola, poi dà un calcio in faccia, tu non gli devi dire no, guarda, ti insegno se la scivola al contrario e tu lo coinvolgi a farti dare un calcio in faccia, se no lui capisce che tu l'hai imbrogliato, devi vederli solamente. E che fanno così, e tu gli dai un calcio in faccia, ma se loro poi scendono mentre tu gli dai un calcio in faccia, che possiamo fare? Non c'è modo di fare questa cosa meglio, e quindi non posso, come abbiamo visto, non c'è il modo di fare questa cosa, perché sto vedendo, se noi abbiamo due personaggi a scelta, tu devi togliere 4, il doppio, il giro più lungo di personaggi. O le bolle di sapone, la apriamo la bocca, ma involontariamente lui non deve vederti che tu gli apri la bocca così. Lui balla, con la sua... Tu devi stare dietro mentre lui balla e gli occhi chiusi, perché le bolle di sapone, lo sapete già, che voi, se tu te le metti vicino agli occhi, certo e sicuramente ti fanno male gli occhi. Quello gli occhi chiusi e tu fai e si muove le bolle di sapone. Questa è l'unica maniera di averne queste botte in faccia. E cosa stavo spiegando? Se loro correttamente non vengono lo scaccio in faccia, se sapete, mentre vanno sul cielo, buttate tutte le palline, buttatele in faccia, in modo che avrà di più. Allora se vi è piaciuta questa visione blu, mettete il like all'insù. E allora rispettate le mie regole, oppure... Woo!